Che trucco voleva fare? È una base di acido ialuronico e nasconde anche tutti i difetti di questo. Perfetto. Salve cara, salve. Aveva l'appuntamento. Ok, doveva fare un make-up, giusto? Ok. Mi dici il nome? Che guardo se ci sei. Allora. Ok, tesoro. Accomodati pure di là, che la mia collega ti aspetta. No, non di qua. L'altra parte, questa è zona di costruzione. Sì, ok? Ci vediamo dopo per il pagamento. A dopo. Salve, salve, buongiorno, come va? Sì. Tutto bene? Ok. Innanzitutto benvenuta. Che trucco voleva fare? Per quale occasione? Il suo compleanno, ok. E dov'è che dovevate andare a festeggiare? Se non sono indiscreta. Mi serve per il trucco. Allora, prima andate a mangiare, perfetto. E poi a ballare, ok. Allora, fammi vedere questa pelle. Tempo è che non fai un pilaf. È grassa. Bisogna sistemarla. Sicuro. Bisogna dargli una sistematina a questa pelle perché non va bene. Allora, prendiamo la cosa. Allora. Il detergente, andiamo, allora, aspetta, andiamo a detergere questa, ma cosa che non si apre, cioè, di fatto lei, andiamo a detergere questa pelle, allora, venga qua signora, venga, ok, bisogna detergere, lo so che le dà fastidio, della pelle. Ok, adesso andiamo e la vado a risciacquare con un tonico rinfrescante ed assodante in modo da preparare la pelle al trucco. Si vestirà stasera? Di che colore? Ok. Benissimo. Allora, di che colore si vestirà stasera? Perfetto. Blu latte. Il mio colore preferito. Bene, allora. Adesso io qua le andrò a dare una. È una base di acido ialuronico, ok? E l'andrò a stendere sul suo viso. Bastano poche gocce. Sì, perché ormai te l'ho idratato già con le soluzioni di prima. Venga qua. Perfetto.
Allora, iniziamo il trucco, ma prima però andiamo a prendere, a dare un bel primer, e ci vuole anche il primer. Allora, vediamo dov'è. Anche questo, ne bastano poche gocce. Questo fantastico primer. Con questo tonico è molto profumato, vero? È molto buono questo, è il migliore in assoluto. Bene, perfetto. Olla. Ok, bene. Allora, lasciamo asciugare un po' il tutto e iniziamo con un bel fondotinta chiaro e poi andremo a metterne uno scuro. Questo fondotinta molto speciale. Allora, vado a prendere l'applicatore. È un fondotinta specialissimo. Praticamente lo vai ad estrarre così. Andiamo a mettere un correttore sotto perché hai un po' di occhiaie, quindi dobbiamo mettere un correttore idoneo. Questo è un correttore in stick che si adatta al tuo fototipo di pelle. Ok, lo vado a stendere sempre con la mia spugnetta, così, dall'altra parte, benissimo, ok. Allora, iniziamo con la cipria. Allora, dopo andiamo di illuminante. Allora, abbiamo una cipria. Allora, io inizierei con una fantastica cipria compatta per poi finire con una cipria illuminante, ok? Vieni qua su. La cipria illuminante, che siamo anche quasi senza qua. Questo qua dà un tocco di luminosità al viso e nasconde anche tutti i difetti di questo mondo. Si fa per dire. Benissimo, allora andiamo con l'illuminante. L'illuminante che volevo usare, aspetta che c'hai dei buchi qua, andiamo a sistemare con questo pennello un po' più piccolo. C'hai dei buchetti e di là. Ok, questo è un bellissimo illuminante in crema. Te lo do sulle guance qua e anche qua per darti un po' di luminosità. Sennò qua
quasi finito. L'illuminante non ho finito, andiamo a dare questo con il nostro pennellino piccolino. Allora, con il nostro pennellino piccolo andiamo a, questo è un illuminante un po' più chiaro, lighting, che va dato sulla proprio l'arcata sopraccigliare, sotto l'arcata, così in modo da illuminare meglio l'arcata. Ok, l'altro occhio, ecco qua, perfetto. Allora, ora andiamo a fare le sopracciglia. Allora, le sopracciglia io uso questo fantastico prodottino, è praticamente è colorato e più le fissa. Ok, vedi com'è molto gelatinoso, le va a fissare e tenerle in ordine. Ok, andiamo con la matita. Le vado a dare la matita sotto gli occhi. Usiamo questa, ferma. Ok, ferma, ferma, ferma. Ferma così. Ok, andiamo all'altro occhio. Perfetto. Allora. No, io preferisco, cioè ti ho già messo l'illuminante perché non preferisco che tu abbia un viso tranquillo, un viso naturale, perché a mettere tanta roba nell'occhio stona un po', già con l'illuminante è già tanto. Io uso le ciglia finte, me le faccio io, sì. Perfetto. Allora, un attimo che ti rifinisco il mascara con questo. L'altro separava le ciglia, questo è volumizzante. Ok. Perfetto. Benissimo. Allora, prima di darti il rossetto ti do questo fantastico, è un lip plumper buonissimo e dà volume alle labbra, sentirai un po' pizzicare ma non è esagerato, dà volume alle labbra, no? Piace anche a me questo, mi piace un sacchissimo, eccolo qua. Sì, te l'ho già dato anche troppo perché questo vale come l'acqua. Allora, aspettiamo un minutino. Intanto io ti faccio vedere, vediamo un po' la scheda color qua. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' che colori ti posso dare. Lo so, sbrucia un po', però è sopportabile, dai. Allora, vediamo, allora, fammi vedere, in base al tuo incarnato, allora, vediamo un po', che colore preferisci, più un rosso vivo o una cosa un po' più naturale, visto che devi andare in discoteca, e si trucca in blu, io le consiglio di andare su questi violetti.
che altro per il suo incarnato io le vedrei bene. Questo violetto qua, che è naturale. Ah, lei vuole un po' più scuro. Va bene, le do questo più scuro. Venga qua. Benissimo, io direi che ci siamo, andiamo a fissare tutto con un buon fissante trucco. Chiudo gli occhi. Perfetto. Sì, sembra lacca, vero? Alla fine il fissante è come la lacca. Bene, io direi che ci siamo. Tutto bene? Bene, grazie signora. Arrivederci. Arrivederci. Eccoci. Com'è andato? Ma è meravigliosa. Bene. Le faccio subito il conto. E le do anche la ricevuta. Bene. Sono 25 euro. Come così tanto? Niente, il trucco è professionale qua. Sì. Ok. Venga, questa è la sua ricevuta. Grazie. Arrivederci. Ma si figuri. Arrivederci.